grazie. Allora, innanzitutto buonasera. Io sono molto contento di questa che mi sembra un'ottima assemblea costituente. Vedo che c'è qualche turbolenza, aspetto con attenzione. Dico, mi sembra un'ottima assemblea costituente perché rispetto all'assemblea dalla quale tutto questo percorso era stato lanciato, credo che abbiamo fatto un balzo in avanti. Non ci sono state più tensioni né per la composizione della sala e nemmeno per, diciamo, poter prendere la parola. Io voglio portare soltanto una brevissima riflessione, credo che non debba aggiungere niente al percorso che ci siamo dati, gli interventi si sono fatti. Io credo che abbiamo possibilità e avremo possibilità di governare questa città soltanto se punteremo sulla qualità delle relazioni umane che siamo in grado di stabilire tra di noi all'interno di questa stanza e al di fuori di questa stanza. Io questo lo dico perché le relazioni umane tengono conto di tutti, tengono conto dei partiti, tengono conto dei movimenti, tengono conto dei singoli individui, per cui voglio che tutti cominciamo a guardare un po' più all'uomo e alla donna che abbiamo accanto piuttosto che a quel simbolo di partito o a quel rappresentante di associazione o movimento, perché se impareremo a rispettarci tra di noi, a poter stare insieme, io, così come i partiti hanno fatto un passo avanti nella costituzione di questa assemblea, io dico un passo avanti e non un passo indietro, perché rispetto all'elaborazione dell'assemblea precedente si è preferito andare avanti in un'altra forma, in una forma che prevedesse la costituzione di un ufficio che tenesse gli interventi e che poi fosse da riferimento a tutti quanti, anche non si riconoscono nei partiti. Chiedo un passo avanti anche a tutti i movimenti e ai rappresentanti della società civile per stare insieme in base a quella che deve essere una piattaforma condivisa che può portare al cambiamento. Io, rispetto ad interventi passati, voglio dare invece una notizia differente. Io sono convinto che non sarà un disastro, che non è vero che non abbiamo speranze, che non è vero che sarà massacrante. Io dico di più, che in molte occasioni questa coalizione che è fatta dal centro-sinistra ma anche da movimenti, qui abbiamo rappresentanti di centri sociali, abbiamo vinto e abbiamo governato tanti e tanti di quei processi che l'amministrazione non è stata in grado di dare risposta, e fosse l'ultimo problema che è stato posto a Palazzo delle Aquile del disagio psichico che erano stati abbandonati per strada, e grazie alla qualità di rete civica e di gruppi anche istituzionali si è riuscito a dare una risposta a problemi sostanziali. Io credo che noi abbiamo la risposta, molto spesso non abbiamo la possibilità di poter avere gli strumenti per determinare il governo della città. Non credo che siamo così disperati e che non abbiamo così tante possibilità di andare avanti. Io credo che anzi dobbiamo accelerare il percorso per poter governare questi processi, perché già è quello che stiamo facendo, ma facendolo dall'opposizione, dalla piazza, dalle case e dalle strade è molto difficile. Un'altra cosa, porgo la mano e un abbraccio, in realtà io vedo oggi qui in sala non soltanto tanti rappresentanti della società civile, ma tanti militanti, tesserati, simpatizzanti, elettori e componenti anche in Consiglio Comunale del Partito Democratico. Io vi chiedo di stare a fianco, rompendo ogni ambiguità, a questo percorso, perché da questo percorso, da questa vera costituente, può nascere davvero una possibilità di cambiamento per questa città. Per cui ne abbiamo il dovere, ne abbiamo la possibilità, ma soprattutto non possiamo moralmente sottrarci a questa sfida, perché oggi, di fronte alla disgregazione e allo svelamento di quello che sta succedendo all'interno delle logiche del centrodestra, noi possiamo essere in grado di dare una direzione differente. Questo lo dico davvero con affetto e con convinzione. L'ultima cosa e chiudo. Io vorrei, e ne sono convinto, che questa costituente in realtà fosse la parte costituente del governo di domani, che non sparisca mai questo aggregato umano e di persone che deve allargarsi alle periferie, che deve allargarsi ai quartieri. Uno strumento saranno sicuramente i cantieri, perché se davvero noi arriveremo al governo della città avremo bisogno dell'esercizio di stare insieme con tutte le più differenti, le più svariate intelligenti persone per poterlo governare, perché questi esperimenti di democrazia reale, di confronto difficile, duro, aspro, sono gli unici che ci possono davvero dare una possibilità di fare un salto avanti, e se così procederemo c'è davvero futuro per Palermo.